Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Come sempre oggi vi farò vedere tante ricettine gustose, facilissime da fare e velocissime. Partiamo immediatamente dalla colazione. Ovviamente non può mancare il caffè la mattina, io non riesco a bere altro e quest'oggi ho deciso di preparare un pancakes gigante, che è un pancakes che si prepara praticamente nel forno ed è facilissima la ricetta. Basta praticamente mixare insieme tutti questi ingredienti che vi do, quindi frullate le uova, il latte, la farina, lo zucchero, il lievito, la vanillina e mettete il composto all'interno di una padella che deve essere ben calda. Quindi io che faccio? La metto 15 minuti nel forno ben caldo, vuota, dopodiché ci metto dentro praticamente un pezzettino di burro, così il burro si scioglie e infine vado a metterci il composto di pancakes. La padella va in forno caldo a 220 gradi per circa 20-25 minuti, dipende un po' dal vostro forno. Se si dovesse bruciare sopra mettete un po' di carta di alluminio e voilà, questo è il pancakes gigante, facilissimo da preparare, veloce e comodo perché è un unico pancakes, quindi non dovete prepararne 100 prima di mangiarli e lo potete ricoprire con frutta a piacere e con un po' di zucchero a velo. Io ci ho messo banane, miele e un po' di sciroppo di agave. Per quanto riguarda il pranzo invece ho preparato un'insalata di rucola, farro, pollo e granella di mandorle, è deliziosa, dovete assolutamente provarla. Ho praticamente cosparso il pollo con dell'olio, col sale, il pepe se volete e l'ho cotto in padella, ci ho messo anche un po' di rosmarino, l'ho cotto in padella, dopodiché ho cotto a parte in abbondante acqua salata il farro, l'ho condito con un po' di olio. Dopodiché ci ho messo il pollo cotto, ho mescolato bene aggiungendo un po' di olio così si amalgamava bene il tutto e infine ho messo su un piatto della rucola ben condita sempre con olio, sale e un po' di aceto balsamico e ci ho appoggiato sopra il mio farro con il pollo e ho cosparso la mia insalata con un po' di granella di mandorle. Ovviamente tutto ciò è facoltativo. È un piatto che si può mangiare sia caldo che freddo e devo dirvi la verità, è davvero gustoso e secondo me è un'insalata che d'estate non può assolutamente mancare. Per quanto riguarda lo snack, avevo un po' di fame vista l'insalata nel mezzogiorno, così ho preso praticamente la pasta sfoglia, l'ho spennellata con un po' di tuorlo d'uovo, ci ho messo anche un po' di zucchero, granella di zucchero, se avete lo zucchero di carne è anche meglio, e l'ho messo in forno a 200 gradi per qualche minuto, poi dipende dal vostro forno, e nel frattempo ho mescolato il mascarpone con un po' di zucchero a velo, quindi ho creato questa cremina deliziosa veramente. E cosa ho fatto? L'ho messa in una sacca a poche, poi ho preso i miei quadrati di pasta sfoglia che nel frattempo si saranno gonfiati, ben dorati, ho bucherellato al centro la pasta sfoglia e l'ho praticamente riempita di crema al mascarpone e di fragole, oppure se volete potete creare il vostro sandwich, anche se è un po' difficoltoso da mangiare, invece così svuotando la pasta sfoglia e riempiendola di crema e di fragole è davvero gustosa. Una spolveratina di zucchero a velo e la mia merenda è pronta. Per cena invece io ho deciso di mangiare light come sempre, anche se poi ovviamente il mio ragazzo ha preparato altro e vabbè, vi farò vedere. Insomma, ho preparato i miei toast, li ho cosparsi di Philadelphia e sopra ci ho messo sempre un po' di rucoletta, ci ho messo un po' di pomodorini tagliati, olive e del salmone affumicato. Nel frattempo che io preparavo la mia cenetta super light, il mio ragazzo stava preparando gli aranci di riso, fritti soprattutto. Comunque c'era rimasto un po' di riso e quindi lui che ha fatto? Ha preso appunto il riso e l'ha riempito di
prosciutto cotto di mozzarella, ha creato la pallina, l'ha appunto immersa nella pastella di acqua e farina e poi nel pan grattato e poi ha fritto appunto l'arancino nell'olio. Ovviamente non potevo non assaggiarne uno, quindi la mia cena super light è saltata e vabbè, al fritto non si dice mai di no. Comunque, questa era stata la mia cena, quindi spero tanto che il video vi sia piaciuto. Come sempre ricordatevi di lasciarmi un like, di lasciarmi un commentino qui sotto. Io vi aspetto nel prossimo video, vi mando un grossissimo bacio e alla prossima. Ciao!